Ciao a tutti, questa è una mattinata piuttosto strana. Oggi, 23 gennaio, avevo deciso di fare una diretta news parlando di alcuni avvenimenti che mi avevano toccato in maniera particolare. Poi però mi sono lasciata prendere dalla foga, ho usato delle parole molto forti e allora ho deciso poi di levare la diretta e quindi parlerò dell'argomento adesso in differita e lo pubblicherò entro oggi perché mi dispiace. Ho ricevuto delle mail private di persone che non sono riuscite a vedere la fine poi della diretta. L'avevo iniziata, poi mi ero sentita poco bene, poi avevo continuato, quindi c'era uno stacco di 5 minuti tra una parte e l'altra. Quindi ho deciso di parlarvi adesso dell'argomento, ora che mi sono un attimino rilassata, ho fatto un po' di meditazione, qualche rituale, quindi mi sono rilassata e voglio parlarvi dell'argomento. Veramente era già da qualche giorno che avrei voluto parlarne, però ho lasciato perdere perché conoscendomi poi magari mi sarei infervorata troppo e quindi sarebbe risultato un video abbastanza particolare e agitato. E poi oggi ho visto che ha parlato dell'argomento Serafino Massoni, un intellettuale youtuber che io ammiro tantissimo, anzi è quello che ammiro di più in assoluto sul web, e quindi ho visto che lui ne ha parlato in un video di qualche giorno fa che si intitola Donna cristiana assassina, o qualcosa del genere, no, catechista assassina, scusate, catechista assassina, perché si parla di una donna, si parla di una donna che ha ucciso la moglie del suo ex amante, e questa donna era una catechista. E allora ho detto, bene, parlo anch'io, però magari con un po' di distacco, insomma, oppure con ironia garbata come fa lui, però non so se ci riuscirò, ripeto, provo adesso in differita. Allora, passiamo subito al fatto. Ho qui il mio tablet dove ho fatto lo screenshot della storia. Ecco, vedete, si è trasformata in omicida nel giorno in cui avrebbe dovuto tenere i suoi tre figli, secondo quanto deciso dai giudici in fase di separazione. Quindi l'assassina si stava separando dal marito, lei madre di tre figli, e quel giorno lì invece ha ucciso la moglie del suo ex amante. E ha detto: è vero, l'ho uccisa io, ma non volevo e non ho bruciato il corpo, come se fosse una cosa meno grave uccidere e non bruciare il corpo. Ha detto davanti agli inquirenti Chiara Alessandri, la 44enne di Gorlasco nella Bergamasca. Non so se si vede lo screenshot. È fermata la notte scorsa dopo un interrogatorio di 5 ore con l'accusa di aver ammazzato a martellate Stefania Crotti, di un anno più giovane, e poi di aver dato alle fiamme il cadavere abbandonato nelle campagne di Erbusco in provincia di Brescia. Ecco, quindi vedete, questa è l'assassina, Chiara, e l'altra invece è la povera Stefania. Allora, questo fatto mi ha sconvolto, come un altro fatto simile del quale adesso vi parlerò. Cioè, mi ha sconvolto perché è una donna che uccide un'altra donna è qualcosa che davvero mi fa addolorare. Ecco, solo il pensiero già mi fa addolorare. Perché penso che in queste storie, quando accadono queste cose qui, la colpa, ora non per darla sempre agli uomini, ma sia anzitutto degli uomini. Gli uomini che vogliono avere i piedi in due strade. E gli uomini che magari non dicono chiaramente alle mogli o agli amanti che si sono stufati dell'uno o dell'altra e intanto continuano la relazione, per cui le donne escono fuori di testa e fanno queste cose qui. Non voglio giustificare assolutamente questa donna, anzi, mi è anche fortemente antipatica perché è una catechista cristiana, quindi vi potete immaginare. E non solo mi è fortemente antipatica, ma quindi antipatica per due motivi, per tre motivi. Uno, non doveva fare quello che ha fatto. Tre, due, è una catechista cristiana, non mi voglio infervorare di nuovo. Tre, cioè l'amante non può essere gelosa della moglie. Cioè, se proprio una donna deve ammazzare un'altra donna, deve essere la moglie ad ammazzare l'amante. Deve essere la moglie, perché l'amante usurpa un uomo che è di un'altra. Allora, anzitutto la colpa è degli uomini, uno, due,
se proprio ci deve essere un'uncisione, non giustifico nessuno, però deve essere, posso arrivare a capire la moglie che ammazza l'amante del marito, ma non viceversa, cioè, ma dove siamo? Dove siamo? Ecco, io non mi voglio infervorare. Ripeto, stamattina ho iniziato una diretta su questo fatto, poi mi sono sentita poco bene, pensavo di averla interrotta, invece continuava, ho visto. Quindi mi è dispiaciuto per gli spettatori che già erano lì e ho continuato la diretta, però poi ho detto delle cose veramente terribili e di rabbia veramente contro questi fatti e di dispiacere verso queste mogli uccise. Per cui ho dovuto eliminare la diretta, poi mi sono arrivate delle mail private in cui iscritti e iscritte mi chiedevano perché l'avevo levata. Ecco, qualcuno aveva anche commentato, i commenti non li avevo ancora letti e quindi ho deciso, ecco, di fare quindi questo video per coloro poi che non l'hanno vista e hanno saputo che l'avevo levata. Gli argomenti sono gli stessi, sono un po' più calma, quindi se adesso sono così potete immaginare come stavo poco fa. Allora, poi ho registrato altri due video prettamente esoterici e lì mi sono calmata. Allora, vi leggo un altro fatto similare in cui c'è l'amante che ammazza la moglie. Anche questo fatto è terribile. È terribile, guardate, è terribile. Ecco, guardate, una dottoressa di 28 anni uccide a coltellate la moglie dell'amante. Ecco, questa dottoressa, guardate com'era bella la moglie, una casalinga di 58 anni, guardate, questa signora Patrizia. Allora, una dottoressa di 28 anni, di 28 anni, che sta con un dottore di 61, perché l'uomo conteso aveva 61 anni, niente da dire sulla differenza d'età, saranno stati affari loro. Però ecco, quando l'uomo ha abbandonato la moglie, questa bella donna che vi ho fatto vedere, lei, la ragazza di 28 anni, le ha dato appuntamento in un parcheggio e l'ha uccisa. Io, guardate, davvero sono basita davanti a fatti del genere. Vi leggo qualche dettaglio, poi vi lascio. Poi vi lascio. Mi è sembrato doveroso, ecco, tornare a parlare di queste storie perché, ripeto, mi sono arrivate tante mail private. Allora, dunque, vediamo un po' qualche dettaglio. Ha confessato, allora, in carcere a seguito delle indagini coordinate dal PM milanese Maria Vulpio, in qualche anno fa questa storia, invece l'altra è recente, purtroppo. E quindi in carcere è finita Vittoria Orlandi, specializzanda in neurochirurgia, ha confessato di aver ammazzato con una coltellata alla gola, a occhi chiusi, la sua rivale, ma che rivale? Dalla moglie, la legittima moglie di quest'uomo, la sua rivale, Patrizia Reguzzelli, in un parcheggio. Davanti agli investigatori del comando di Monza e al PM, in un interrogatorio a Fiume, ha raccontato che Marzio Briganti, quell'uomo di 61 anni di cui era follemente innamorata, aveva deciso di interrompere la loro storia a causa anche della differenza di età e di tornare dalla moglie. E lei, ha fatto mettere a verbale, non se ne dava pace. Ecco. Vittoria e Marzio si erano conosciuti nel gennaio del 2010, quando la giovane che seguiva la specializzazione al San Raffaele aveva frequentato un periodo di tirocinio da un medico di base, proprio Brigatti, uomo con una moglie e una figlia di 25 anni. Marzio ha 61 anni e tu hai l'età di nostra figlia, le avrebbe detto Patrizia, la povera donna, stando a quanto ha raccontato la giovane nell'interrogatorio. In una delle tante telefonate alla ragazza per dirle di sparire dalla vita di suo marito e dalla sua, ma poverina, la relazione tra i due amanti è andata avanti per oltre un anno e mezzo e il medico aveva anche abbandonato per alcuni mesi la casa coniugale per andare a vivere con Vittoria in un appartamento. Il 21 settembre scorso, però, sempre stando al verbale della ragazza, lui le ha detto che era finita e che sarebbe tornato dalla moglie. Comunque, ha spiegato Vittoria, si continuavano a vedere. Lei credeva quindi che non fosse davvero finita e così, a partire da venerdì scorso, ha cominciato a telefonare a sua moglie per togliersi lo sfizio di raccontare i dettagli intimi della loro storia, un modo per far allontanare definitivamente la donna e avere l'uomo tutto per lei. Nel corso di una telefonata, sempre stando alla sua versione, Vittoria ha dato un appuntamento a Patrizia e quest'ultima si è decisa a incontrarla. E le due donne sono arrivate in piazzale Loreto a Milano con le rispettive auto. Era la prima volta che si vedevano. Vittoria ha fatto strada, si sono fermate in un parcheggio a Pioltello. Hanno discusso a lungo nell'auto della giovane e poi sono uscite. Fino a che, stando all'interrogatorio, Vittoria è stata strattonata da Patrizia ed è caduta dentro l'auto con la portiera aperta. In quel momento, dice, si è ricordata di aver portato dietro un coltello per cautela con una lama di 20 centimetri. L'ha tirato fuori dal cruscotto e ha iniziato a colpire a occhi chiusi per allontanarla. Un fendente alla gola e la donna è morta.
Vittoria ha nascosto il corpo e con le mani ancora sporche di sangue ha mandato un SMS al suo uomo. È successa una cosa grave. Lui l'ha incontrata vicino al supermercato, le ha consigliato di andarsene a casa, poi è stato chiamato dai carabinieri. Il suo racconto è stato uno degli elementi che hanno portato al fermo della ragazza per omicidio volontario. E a quell'interrogatorio, al termine del quale lei è arrivata a chiedere agli investigatori, sapete cosa ha chiesto? Adesso posso tornare a casa? Ecco, quindi era sconvolta, era fuori di sé. Allora, a me questi fatti davvero mi lasciano profondamente, profondamente avvilita. E poi ripeto, posso concepire senza giustificare una donna sposata che uccida l'amante del marito, ma non il contrario. E comunque la colpa è sempre e soprattutto, secondo me, degli uomini. Ecco, quindi sono loro a causare queste situazioni. Vi saluto con un po' di amarezza. A presto, un bacione dalla vostra Patti.